In queste ore in cui continuano ad arrivare tanti immigrati in Puglia, la Regione Puglia presenta una rassegna per raccontare le storie e le esperienze degli immigrati, insomma per avvicinare alla cultura di chi solitamente viene considerato un diverso e quindi viene allontanato. Ma ormai da tempo abbiamo avviato percorsi finalizzati appunto a costruire un nuovo profilo di integrazione tra le persone che arrivano qui in Puglia. Un nuovo profilo di integrazione che non può non coinvolgere i pugliesi e le pugliesi appunto in uno sforzo straordinario, ma che è indispensabile per abbattere le barriere, per anche come dire, mettere la parola fine a storie di razzismo e di xenofobia. E per noi la chiave di lettura, quella più efficace, è appunto il riconoscimento delle differenze. E questo riconoscimento delle differenze passa da percorsi culturali, di promozione, di coinvolgimento sociale, che anche questa iniziativa mette al centro delle attività di questa città. Ma rimane doloroso il tema degli sbarchi e l'impossibilità per un paese come l'Italia di poter attrezzare non solo un'accoglienza, diciamo, di primo intervento, ma di strumenti per costruire appunto percorsi di inserimento sociale, di inserimento lavorativo. Ideatore e curatore della rassegna Storie che curano, di cosa si tratta? Beh, una rassegna che abbiamo immaginato come una specie di punto di incontro di persone di varia etnia, di varie competenze, che vertessero tutti sul tema della salute degli immigrati, che è un tema al quale il nostro ufficio formazione, diciamo, della ASL di Bari si sta dedicando da alcuni anni su mandato dell'assessorato regionale alla salute. È una rassegna di tipo, come dire, misto cinematografico, culturale, letterario, alla quale partecipano alcuni tra i protagonisti davvero più di maggiore rilievo del dibattito sul razzismo, sull'inconsistenza del concetto di razza, e che abbiamo, con i quali abbiamo collaborato in questi anni e che ci hanno fatto il regalo di venire tutti a Bari in questi 3 giorni a fare una specie di festa, una festa che però prevede appunto incontri, dibattiti, seminari, letture di libri, presentazioni e proiezioni di film.